Siamo nel 1954, in pieno periodo Leoncino. La Benelli presenta una motocicletta di 250 di cilindrata a quattro tempi, bicilindrica fronte marce, che ovviamente non si poteva chiamare che Leonessa. Giovanni Benelli probabilmente sentiva la nostalgia di produrre motociclette con cilindrate importanti come nel periodo anteguerra, ma soprattutto doveva rispondere al fratello Giuseppe Benelli, che alla Moto B nel 1952 aveva presentato una motocicletta 200 di cilindrata a due tempi bicilindrica, spring lasting, che destò un'ottima impressione nel mondo motociclistico italiano. La Leonessa era dotata di un ottimo telaio, ma ahimè di un motore rumoroso e ingombrante e con pochi cavalli. Il paragone con le motociclette che si producevano in quel periodo in Inghilterra era a dir poco imbarazzante. Diciamo che, a difesa di Giovanni Benelli, la fretta di mettere sul mercato un nuovo prodotto senza le dovute messe a punto fu determinante per decretarne l'insuccesso. Non saranno prodotti più di 500 esemplari. La Benelli Leonessa non farà mai sentire il suo ruggito.